La mia solidarietà da parte mia, da parte del signor prefetto e di tutta la cittadinanza. È una donna molto forte, molto un carattere molto, molto volitiva, e devo dire che insomma l'ammiro, ecco, da questo punto di vista, perché insomma sapete bene tutte le vicende, quindi è una persona che sa quello che vuole e quello che dice. Chiaramente era lì, diciamo, come presenza al marito. Quindi. Ecco, una parola della moglie che le è rimasta impressa, o della famiglia, qualcosa che vuole sottolineare? Anche se... quello, più che una parola, l'atteggiamento. L'atteggiamento è ovviamente di dolore, ma anche molto fermo e molto consapevole della realtà che va a affrontare. E anche però molto, molto orientato, è una persona molto lucida, molto che è lì, è consapevole dei rischi, consapevole, ma anche estremamente dignitosa, estremamente, diciamo, rispettosa sia del marito che della propria famiglia e anche dei propri sentimenti. Alex Zanardi, oltre ad essere una grande persona, un grande campione, ma la sua famiglia sono dei grandi campioni anche nella vita, non soltanto nell'attività sportiva. Non basta essere dei campioni nello sport, è necessario anche esserlo nella vita. Direi, per l'atteggiamento tenuto, per la dignità, per il modo con cui hanno reagito a questa seconda disgrazia, credo che si possa dire che la famiglia è fatta di grandi campioni, e l'aspetto sportivo passa al secondo piano rispetto alle qualità umane delle persone. Cosa le ha detto la moglie? Mi ha detto, l'altra sera abbiamo dato un minimo d'organizzazione anche per trovare l'albergo in quel momento, perché insomma, ma queste sono cose fisiologiche, non è che non c'è nessun merito da parte dell'amministrazione in questo. E io ho voluto soltanto portare la testimonianza insieme al signor prefetto della città, che è vicino alla famiglia, e quindi mi ha detto semplicemente che lei è molto contenta e anche molto, molto sicura del lavoro che stanno facendo i medici, e si pongono delle domande, però queste bisogna le domande a loro, anche per educazione e per rispetto del sentimento individuale. Le scelte che faranno, permettetemi, se le vogliono dire, saranno esclusivamente le loro. Non mi pare elegante che io mi metta qui a dire cosa si deve, prima di tutto perché non sono sanitario, secondariamente perché sono scelte sicuramente importanti, complesse, che riguardano un affetto per loro assolutamente principale. Quindi è bene che quello che decidono di fare sia la famiglia a deciderlo, nelle forme che decideranno, se con discrezione, se con anche avvertendo eventualmente l'alterità, per così dire.